E la fondazione è lietissima di ospitare questo incontro con l'Università di Pavia per discutere di un tema dove loro sono tra i bravi e noi vogliamo ascoltare qual è la problematica dell'uso del crowdfunding, io direi, per l'accumulazione capitalistica. Perché, voglio dire, secondo me uno dei problemi epocali è la crisi della funzione storico-politica del capitale, no? Perché in fondo non è pensabile che le risorse del mondo siano assegnate secondo la logica del tasso di interesse, no? Paradossalmente il crowdfunding, nella misura in cui si sposta sui ricercatori per dargli una funzione attiva come negli start-up, è una fortissima innovazione strutturale, perché tocca uno dei punti di forza della struttura, l'accumulazione capitalistica, che non è più affidata al risparmiatore, ma è affidata all'operatore. E quindi garantisce una produttività implicita delle risorse rese disponibili stante la natura di chi le raccoglie. E quindi secondo me un'esperienza fatta in sede universitaria dice un'altra cosa, che appunto anche il pensiero può farsi finanziare dai pensanti, no? Certamente. Cioè spiritualizza il problema dell'accumulazione capitalistica. Per chi non conosce il presidente Bassetti, pochi ma qualcuno c'è, immaginate come ho trascorso l'ultima ora in una conversazione che immediatamente, come dire, o toccava il cielo o andava giù nelle profondità della terra, perché grazie innanzitutto, Presidente, di accoglierci qui. C'è ormai un sodalizio tra l'Università di Pavia e la Fondazione, un sodalizio basato su cose sode, cioè sul pensiero che cerchiamo di mettere insieme in qualche circostanza. Quello di questa sera, come tu hai già detto appunto molto profondamente, è veramente ci consente veramente di andare a toccare dei nodi cruciali per la riproduzione di quelle cose che ci fanno vivere, cioè delle idee, delle invenzioni, delle scoperte. Però credo che forse possiamo partire dagli elementi di esperienza più semplici e dire che questa esperienza pavese nasce da un'idea di Arianna Risirotta e del gruppo di persone che in questi anni mi hanno aiutato a governare questa grande bellissima impresa che è l'Ateneo di Pavia. Nasce dall'idea che si poteva e si può, come tu dici, concepire una distribuzione, una locazione di ricchezza attraverso percorsi diversi da quella della remunerazione del capitale, e soprattutto, ecco, quello che abbiamo creduto di capire sin dall'inizio, che questo fosse un modo per fare capire al pubblico più largo che quanto si fa nelle università, e non solo naturalmente nelle università, perché si fa nelle imprese, perché si fa, cioè oggi c'è un pluralismo di luoghi in cui si produce ricerca di punta. L'università, io sostengo, ha un suo ruolo speciale in questo, ma in vari, quello che si fa in questi laboratori, questo che si fa nelle biblioteche, quello che si fa al letto del paziente, è una cosa che riguarda profondamente tutti e che tutti dobbiamo avere profondamente a cuore. Credo che questo sia l'essenza dell'impresa di crowdfunding. Poi i risultati economici ci sono, ma soprattutto lo stimolo che noi abbiamo dato, che loro hanno dato, a molte persone a parlare,
a coloro che fuori dai laboratori, fuori dalle biblioteche, fortunatamente lontani dai luoghi della cura, non hanno una conoscenza di quel processo faticoso, meticoloso, a volte frustrante, a volte inutile, attraverso cui, perché la scienza ad alto rischio è questo, tu puoi passare 2 anni e poi a pallottolare la carta e buttarla via. Allora, di questo progetto, dare a queste persone questa idea, il crowd, la folla che abbiamo voluto raggiungere e la folla a cui abbiamo voluto dire: stiamo lavorando insieme a voi, dateci una mano, considerate questo nostro lavoro come vostro.